quando vi siete messi alla guida della Jaguar Italica, una macchina fantastica. La macchina più bella del mondo. Bella domanda. Stanno discutendo su chi ha provato l'emozione più forte. No, vai tu. Ma guarda, accendo il micro. Non c'è più, però non possiamo rispondere. Eccomi. Ah, eccolo lì. Ma io devo dire che l'ho guidata poco, forse in una scena, due, tre. Delle volte sono stato spinto a motore spento, sono state le scene più avvincenti, devo dire, perché fare una partenza di una macchina del genere da spinta, anche Miriam ha avuto una partenza spinta, Milano. Simulare con la potenza di cavalli a spinta è stata un'esperienza fantastica. Ora tocca a te. Beh, allora, la Jaguar è una dei protagonisti del film, sicuramente, perché è una grande protagonista del fumetto, cioè i colpi li fanno in tre, Diabolik, Eva e la Jaguar, i Type, quindi intanto un privilegio guidare ed entrare su questa macchina mitica, perché è veramente leggendaria. Poi io insomma avevo un rapporto come di una signora in età, molto elegante, molto delicata, molta attenzione alla frizione, ed è stata protagonista con noi sicuramente del film, ecco. Grazie per la domanda. Però voglio solo dire che Luca si è sminuito, guidava benissimo, ci ha sconvolto, no, veramente è salito da Jaguar e ha fatto delle cose anche non che è andato molto con gli stunt, ma molto ha fatto Luca. Miriam ha guidato più piano, ma ha guidato lei assolutamente, ma Luca ha fatto le cose quasi da stunt invece, è timido, è così.